È nella natura di un pirata tradire. Sia Kaido che Queen lo dicono a distanza di pochi capitoli, quasi come se Oda stesse rimarcandoci qualcosa di importante. Bentornati amici, ma soprattutto amiche del Bikercraft, a questo video in cui cercheremo di capire cosa ci sta dietro questa frase, facendo però un giro piuttosto largo, arrivando a parlare perfino di Vegapunk. Sì, Vegapunk, perché secondo me tutto ciò in qualche modo potrebbe centrare anche lui. Allora, Kaido, come già vi dissi tempo fa, potrebbe far riferimento ad eventi accaduti durante il periodo passato con i Rocks, o magari proprio la disfatta di God Valley, dove Lin Lin gli salvò la vita, non si sa perché, donandogli il frutto Uowoo mitologico modello drago azzurro. La stessa ciurma di Kaido sembra improntata sul tradimento, dove chi riesce a uccidere un compagno, un superiore, riesce a prenderne il ruolo nella scala gerarchica interna. Ma oltre a ciò, per quanto riguarda Queen, potrebbe esserci di più? Proviamo ad arrivarci per vie traverse, e come vi ho detto, parlando di Vegapunk. Allora, Vegapunk nasce a Karakuri in un tempo indeterminato, ma quasi sicuramente più di 60 anni fa. Su quest'isola effettua i suoi primi esperimenti genetici, esperimenti sul potenziamento bellico, climatologia e biologia, tanto da essere definito un genio. Probabilmente durante l'adolescenza abbandona Karakuri e si unisce a Judge Vinsmok per effettuare esperimenti al di là dell'etica, riuscendo a scoprire il fattore di lignaggio, ossia i progetti della vita presenti in ogni essere vivente, in sostanza il DNA. I due, o la loro equipe, verrà definita alla stregua di criminali. E voi lo sapete, in questo mondo i criminali sono di tre tipi: i banditi, i rivoluzionari e i pirati. Perciò, parere mio, la loro era considerata alla pari di una ciurma di pirati. Quando il governo mondiale venne a sapere di questa ricerca, la considerò ufficialmente una vera minaccia e Vegapunk alla fine venne arrestato, finendo poi per lavorare per il governo mondiale. Judge invece riuscì a sfuggire alla presa del governo e continuò la ricerca nel regno di Germa. Allora, oggi Judge Vinsmok ha 56 anni. Sua figlia Reiju, la primogenita Vinsmok, attualmente ha 24 anni, ovvero è nata quando Judge ne aveva 32. Quindi, usando questi numeri come base, tenendo conto del concepimento, possiamo tranquillamente ipotizzare che la cricca di Vegapunk possa essere stata catturata sicuramente prima di 25 anni fa, tra i 30 e i 26 circa. Io personalmente mi terrei come data buona 26 anni fa, e poi vi spiegherò il perché. Quindi, 26 anni fa, Judge aveva 30 anni, Vegapunk ancora non lo sappiamo, ma immagino qualche anno di più, dato che i Marine del G5 lo definiscono ora un vecchio, mentre il buon Caesar ne aveva 14. Un Caesar che, vi ricordo, ha conosciuto Judge e lo schifa per l'atteggiamento prepotente che ha avuto con lui. Prepotenza che potrebbe aver subito da giovane apprendista tra i grandi scienziati della ciurma scientifica pirata di Vegapunk. E questo è il deducibile dagli eventi narrati e dai dati in nostro possesso. Quindi ora comincio a fare ipotesi. Quindi da qui in poi è tutta farina del mio sacco, o di quello di Ivo, ma quella è un'altra farina. Dunque. Nel capitolo 995, Queen dimostra di conoscere Judge, riconoscendo il cognome sulla taglia di Sanji. Queen è evidentemente un grande scienziato. Si è ricostruito diverse parti del proprio corpo come Franky e ha evidenti capacità mediche, grazie alle quali è in grado di creare virus letali. Perciò, con queste caratteristiche e con il fatto che conosce Judge, possiamo tranquillamente ipotizzare che anche Queen fosse membro dell'equipe di scienziati di Vegapunk. Quindi, quando circa 26 anni fa questo gruppo venne catturato dalla Marina e messo ai lavori dal governo mondiale, è possibile, se non probabile, che Vegapunk accettò anche favorevolmente la cosa, visto che il governo mondiale dovrebbe avere tutte le risorse possibili per uno sviluppo scientifico di alto profilo. Questa cosa, per un gruppo criminale quale era questa ciurma, potrebbe essere stata considerata un atto di tradimento da parte di alcuni membri di questa cricca. Altrettanto, la fuga di Judge potrebbe essere stata vista alla stessa maniera. Perciò Queen, rimasto al soldo del governo perché costretto sia dalla decisione di Vegapunk che da un'eventuale mancata fuga di egli stesso,
rimase insieme ai compagni tra le fila del governo, seppur controvoglia. Quindi potrebbe essersi sentito tradito dai compagni. Ed è qui che conosce Kaido. Un Kaido catturato e poi messo sotto i ferri per essere analizzato, sia perché creatura, sia perché possessore del frutto mitologico Wo-Wo. E fu qui che, come scoperto nel capitolo 1007, Vegapunk gli sottrasse del DNA, che poi utilizzerà per i suoi esperimenti, per ricreare il frutto Wo-Wo e forse anche per creare quei draghi che abbiamo visto proprio a Punk Hazard. Ed è sempre qui che molto probabilmente Queen tradì i suoi compagni scienziati, proprio come fecero sia Vegapunk che Judge, anche se in modi diversi, e si liberò della morsa del governo, liberando Kaido ed entrando così a far parte dei pirati del Signore delle Bestie. Facendo altri conti, 2 anni prima, quindi 28 anni fa, Orochi divenne ufficialmente lo Shogun di Wano, ed è sicuramente in quegli anni che ha soldato Kaido come mercenario per proteggere lui e la sua isola. Quando 26 anni fa Oden torna la prima volta a Wano, non abbiamo prova che Kaido fosse già sull'isola, anche perché Roger e Oden riescono tranquillamente a recuperare il Road Poneglyph dei Kozuki. Prova che invece avremo l'anno successivo, 25 anni fa, quando Oden tornerà definitivamente a Wano e si ritroverà faccia a faccia con Kaido nel castello dello Shogun, dove poi patteggeranno per quella cosa dei 5 anni e poi ne scaturì la guerra contro Kaido, che ad oggi sta avendo dopo 20 anni la sua fine. Quindi quella data da me ipotizzata, 26 anni fa, potrebbe ancora funzionare, perché Kaido in quel momento sembra proprio non esserci sull'isola dei samurai. Ma c'è un altro evento che potrebbe incastrarsi in questo discorso. Cosa succede sempre 26 anni fa? Un certo padre abbandona un certo figlio sulle coste di Water Seven, figlio che sappiamo essere Cutty Flam, in arte Franky. E volendo fare un po' di telenovelas, quanto sarebbe incredibile se quel padre fosse stato proprio Vegapunk. Quindi Vegapunk che abbandona Franky per proteggerlo dal governo, dopo la cattura. Sarebbe veramente una cosa bellissima, secondo me. Anche perché rivaluterebbe tantissimo quel padre che ha abbandonato Franky, per chissà quale ragione, perché la scusa era che è un rompivalle, e invece no, gli ha salvato la vita. Ma chissà, per me non è un'idea così malvagia. Ma sicuramente ha dei vuoti da colmare, anche belli grossi. Perciò, tirando le somme, voi cosa ne pensate di questo discorso? Quindi sia dei tradimenti che della storiella che ho costruito attorno su Vegapunk, Queen e quant'altro. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Nel frattempo, mi raccomando, fate i bravi, divertitevi, iscrivetevi al canale YouTube del Biker Raft, al canale Twitch e a tutti gli altri social e poi basta. Fate i bravi, divertitevi e a presto.